Grazie, io avrei ancora una domanda da fare alla professoressa orientale Caputo. Ci ha detto che la percentuale degli immigrati a Napoli è più bassa che a livello nazionale e rappresentandoci come la maggioranza sia una immigrazione femminile e per di più di persone, come dicevo prima, richiamando l'apporto della sua relazione, si tratta spesso di badanti che curano quelle persone che noi non curiamo, non abbiamo il tempo di curare, ci ha dato un'immagine suggestiva dell'immigrazione, di accoglienza dell'immigrazione. C'è anche una delle tre dei tre popoli componenti l'immigrazione, che è la Cina, sulla quale appunto volevo fare una domanda, che così a percezione mia, probabilmente inesatta, non si colloca come un'immigrazione che entra in quella figura di immigrate che appunto, ma entra nel commercio. Allora chiedo, questo incrocia il mercato del lavoro napoletano o piuttosto invece non sta contribuendo, come è l'impressione, progressivamente ad espropriarlo? Prima domanda. Seconda domanda, il problema dei giovani. Dalla prospettiva italiana e in maniera particolare, drammaticamente, per la Campania e per Napoli, le prospettive statistiche indicano esattamente una espropriazione del futuro, della possibilità lavorativa di questi giovani. Allora, noi che ci stiamo interrogando anche sulle prospettive del futuro per un migliore progetto di convivenza, e se guardiamo un po' la criminalità, come a volte quella, la cosiddetta micro si sta abbassando di età in maniera paurosa, questa domanda diventa più urgente. Allora, quale futuro per i giovani nella nostra città? Grazie. Sì, allora, io mi sono lasciata prendere la mano e nella mia relazione ho dato un tempo maggiore all'analisi del mercato del lavoro ed una minore alla seconda parte della mia relazione, che era sull'immigrazione, non diciamo perché non fosse importante quello, ma perché appunto mi sono lasciata prendere la mano e volevo raccontarvi il contesto dentro cui questi nuovi cittadini si inseriscono, e quindi ho tagliato e non ho avuto il tempo di raccontarvi, anche se in maniera sintetica, quali sono le caratteristiche di questa immigrazione in Campania e a Napoli in particolare, che è composta da non solo molti gruppi diversi e negli ultimi anni da gruppi più numerosi. Un tempo l'immigrazione era composta da poche comunità, quelle del Nord Africa e quelle dell'Asia prevalentemente, e oggi invece è una immigrazione molto composita che viene da tutte le parti del mondo, la cui quota prevalente è però quella che viene dall'Europa dell'Est. E non solo non sono riuscita a dirvi com'era composta, quindi da quali gruppi nazionali era composta e da che differenze all'interno dei vari gruppi, ma non sono neanche poi riuscita a, diciamo, raccontare in che parti e in che settori occupazionali questi immigrati si collocano. Ho espresso, vi ho diciamo illustrato la parte più forte, cioè il settore in cui oggi sono prevalenti, che è quello a cui padre Greco faceva riferimento, che è il settore della cura, perché come dicevo le donne in Campania, a differenza che in Italia, sono la maggioranza. Non ho raccontato di che cosa fanno gli altri gruppi nazionali e di quali settori occupano, e quindi non ho raccontato, non ho sottolineato quanto per esempio un gruppo come quello che proviene dalla Cina abbia una collocazione da sempre specifica, che è quella, come lei ricordava, del commercio. Da sempre la comunità cinese arriva nella nostra nazione e quindi anche nella nostra regione in coppia. È raro, molto raro vedere arrivare i cinesi
singoli, solo gli uomini o solo le donne, come invece caratteristica di moltissime altre nazionalità. E quando arrivano hanno prevalentemente un profilo ed un percorso che li inserisce nel settore del commercio. In Italia sono arrivati prima di ogni altra regione a Prato, e sapete qual è la loro collocazione, la stessa, e anche diciamo la loro capacità imprenditoriale. In Campania sono arrivati e si sono collocati prima di tutto nell'area vesuviana e solo successivamente a Napoli. E come a Prato, ma in misura maggiore nel vesuviano, il percorso che hanno fatto non è stato tanto quello di espropriare e quindi di prendere il posto forzando quel mercato del lavoro, quanto piuttosto di cogliere un'onda che stava già verificandosi autonomamente. Provo ad essere sintetica. Nelle aree vesuviane, nelle aree cioè dove noi avevamo storicamente una presenza di industria tessile, di legame, l'imprenditoria in quelle zone, in questo settore aveva una sua consistenza, negli anni 70, a partire dagli anni 70, si registra una grossa crisi. Quello che era il settore della produzione e della manifattura propria, specifica, delle aree interne del Vesuviano va in crisi, cominciano, sto pensando a Solofra, ma sto pensando anche a San Giuseppe Vesuviano con una grande tradizione del tessile, cominciano a chiudere, cominciano a non avere più una attenzione ed una, come dire, presenza sostanziale. L'arrivo dei cinesi è un arrivo che prima di tutto consiste nell'essere quelli che realizzano per conto di questi imprenditori locali i pezzi, si lavora a fason, cioè su commessa e a cottimo diremo, e successivamente di prendere il posto degli imprenditori che purtroppo si può dire con il senno di poi hanno venduto, ben felici di vendere, quelle imprese che stavano fallendo, che erano in perdite, che erano improduttive. La capacità imprenditoriale, accanto a una capacità lavorativa eccessiva, ad uno sfruttamento della loro stessa manodopera, le condizioni in cui lavorano gli immigrati, ma in particolare gli immigrati cinesi sono al limite della vivibilità, della sopportabilità dell'umano, le ore lavorative a cui sono sottoposte, le condizioni sono in certi casi veramente molto pesanti, e questo è stato elemento che ha poi creato di fatto oggi una presenza quasi totale ed esclusiva di questa comunità. A Napoli non occupano quel settore dell'impresa tessile e della, come nell'area vesuviana, ma nel commercio hanno fatto esattamente la stessa cosa. Io credo che chi conosce Napoli abbia perfettamente in mente quello che è accaduto negli ultimi 5 anni nella zona intorno alla stazione ferroviaria. Quella che è nota come ferrovia ha una strada che adesso è completamente occupata da esercizi di proprietà di imprenditori cinesi, ed anche nelle aree di quelle che è un rione che è noto come il Vasto, da sempre, ormai da 20 anni, ha presenza di immigrati, la maggior parte degli esercizi sono di proprietà di cinesi e spesso dentro quegli esercizi lavorano soggetti di un'altra comunità. Apro una piccola parentesi, questa è una specificità tutta napoletana, la convivenza in luoghi così diciamo ristretti e limitati di diverse comunità senza alcuna apparente ma anche diciamo reale conflittualità tra le comunità è una componente tutta napoletana. Quale futuro per i giovani? Anche questa non è una domanda da poco, sarò naturalmente sintetica e mi leggo anche a quello che dicevo prima rispondendo a Padre Vicini. Non solo nella prospettiva di un recupero e di una riflessione reale su dove deve andare questo mercato del lavoro e su dove bisognerebbe investire, ma prima di questo una riflessione ed un'attenzione enorme dovrebbe essere data al percorso scolastico di questi ragazzi. È vero che abbiamo un numero crescente di ragazzi diplomati, ma non a caso io di tutte le statistiche sulla scolarizzazione e l'evasione scolastica vi mostravo quella della quota di giovani che da noi non riesce a conseguire il titolo di studio superiore. Non solo, come ben sapete, abbiamo gravi problemi di dispersione e di insuccesso scolastico che sono purtroppo l'indicatore più efficace per dire quanto non entreranno nel mercato del lavoro, ma anche il fatto che questi ragazzi non superano il primo anno di scuole superiori la dice lunga su quanto poi le loro condizioni saranno difficilissime sul mercato del lavoro, che già non offre niente, figuratevi a soggetti che sono poco o nulla scolarizzati.
Quale futuro? Un futuro in cui le loro potenzialità, le loro capacità venissero veramente valorizzate, un futuro che si progetta da adesso, a partire da appunto quelle che sono le attenzioni ai loro nuclei familiari. Se io non vado al padre del ragazzino che non va a scuola, poco potrò fare su quel ragazzino, perché non ci sono molte vie alternative. Quel ragazzino non andrà a scuola perché tenterà molto presto, se è figlio di un disoccupato, di entrare nel mercato del lavoro, che in quanto non scolarizzato e figlio di un soggetto disoccupato, nella maggior parte dei casi, con molta probabilità, lo escluderà da quel mercato. Quindi lavorare su questo significa riporsi il problema, che sembra banale ma è sostanziale, del seguirli, del lavorare contro l'evasione scolastica, la dispersione, e quindi l'educazione e la scolarizzazione. Grazie per la pazienza.